Non solo cibo di qualità, ma anche particolare attenzione alla mobilità alternativa e al rispetto dell'ambiente. Avrà un'impronta green l'undicesima edizione del Festival del Peperone Dolce di Altino e Palio Culinario delle Contrade, che si svolgerà ad Altino venerdì 23 e sabato 24 agosto e vedrà la collaborazione con la Camera di Commercio, Chieti Pescara e Legambiente Abruzzo. L'evento è stato presentato in conferenza stampa dal presidente dell'Associazione di Tutela, Sebastiano Scutti, assieme alle due vicepresidentesse Mariella Di Lalo e Anna Maria D'Alonso, ospiti del ristorante Punta Valle Voccaldora di qualità Abruzzo. Sette le contrade in gara che si contenderanno l'ambita piletta. Uno stand dell'Associazione di Tutela sarà dedicato al menù gluten free. Quello che contraddistingue il palio è appunto la bontà dei cibi, la qualità dei cibi e la qualità degli ingredienti e dei prodotti che si utilizzano. Non verrà utilizzato solamente il peperone, ma verranno utilizzati anche altri prodotti della biodiversità locale di qualità eccelsa. Come sempre le contrade hanno lavorato instancabilmente prima dell'evento e sono arrivati a preparare dei piatti veramente gustosi. Legambiente avrà uno spazio dedicato alle famiglie e alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata durante la due giorni della manifestazione, annuncia il presidente abruzzese Giuseppe Di Marco, intervenuto alla presentazione. Sicuramente è un ottimo appuntamento per fare anche sensibilizzazione verso i cittadini, le famiglie che partecipano al festival. Diventa un momento per approfondire la tematica sui rifiuti, per incentivare sulla buona raccolta differenziata, ma anche su azioni di riciclo e di riduzione. E al tempo stesso diventa un momento per portare all'attenzione la sfida che abbiamo sui grandi temi come i cambiamenti climatici, che ci impongono di fatto un ragionamento nuovo sui modelli e sugli stili di vita, ma anche sulle azioni più importanti che poi ci portano alla gestione di eventi come può essere anche un festival. Ovviamente tutto questo ha un'importanza forte anche alla luce della direttiva europea che ci impone di andare verso una realtà plastic free a partire dal 2021. Prima del festival l'appuntamento è per il pomeriggio di domenica 4 agosto ad Altino con il convegno dal titolo Il peperone dolce di Altino dalla trasformazione alla tavola, un'economia in movimento. Interverrà anche lo chef Marco Caldora del Consorzio di Ristoratori Qualità Abruzzo, partner dell'Associazione di Tutela del Peperone Dolce di Altino. Quindi Qualità Abruzzo, oggi siamo arrivati ad essere 30 associati a questo consorzio e quindi siamo tutti spronati, tutti quanti impegnati in prima persona a valorizzare il nostro territorio, ma non solo in ambito regionale o di ognuno a casa sua, appunto per farlo uscire fuori dal territorio, ma noi come ristoranti, ma anche con i prodotti di qualità del nostro Abruzzo, in questo caso il peperone dolce di Altino, ma potrebbe essere anche il miele, potrebbe essere anche lo zafferano.